Prima cosa da dire è che il suono per propagarsi, suono barra rumore, per propagarsi ha bisogno di un mezzo elastico, cioè ha bisogno di un qualcosa di fisico che gli permetta di propagarsi appunto da un eccitante come potrebbe essere uno strumento musicale a un recettore che è quello del nostro orecchio. Introduco una cosa che è un po', secondo me, molto bella dal punto di vista estetico-filosofico, che è quello della l'etimologia di trasduzione. Ok, cioè ogni volta che io eccito qualcosa e questa cosa poi eccita a sua volta un mezzo elastico che gli permette di propagare quel suono, in realtà, e arriva al nostro orecchio, ci sono vari passaggi. Questi passaggi sono delle trasduzioni, tecnicamente, cioè passo da un mezzo a un altro. Questa trasduzione ha nel suo etimo tradimento, cioè tradurre esattamente, o trasdurre, hanno dietro questa parola che è il tradire, cioè c'è sempre un tradimento, cioè quello che noi sentiamo in realtà non è quello che avviene realmente, ma c'è un organo, ok, che è tra l'altro il primo organo che si forma nel nostro corpo, che è la coclea, che ci permette appunto di sentire attraverso l'orecchio, ci permette di sentire i suoni. Attenzione che il tutto poi viene trasdotto con un sistema elettrochimico in impulsi che arrivano al cervello, e lì ce n'è un'altra di trasduzione. Tutta quell'area lì, faremo alcuni accenni, è appunto chiamata psicopercezione, cioè dove noi andiamo a cambiare la realtà dal nostro punto di vista, e quindi non la vediamo più esattamente com'è. Quindi è una cosa che vedremo soprattutto, e nello specifico, nei sistemi interattivi. Cioè tutti i sistemi interattivi hanno una fortissima relazione con il nostro sistema percettivo, e piegano la tecnica per fare in modo che la tecnica, che in realtà è non interpreta, ok, è asettica, invece abbia dei comportamenti che sono simili al nostro sistema percettivo, proprio per fare in modo che questo sistema abbia un certo feeling. Torniamo indietro. Cos'è appunto suono / rumore? È una perturbazione di un mezzo elastico. Cito sempre i film di fantascienza quando dico che sono dei fake, cioè quando uno vede una nave, un'astronave passare e sente il rumore dell'astronave, in realtà l'astronave non fa rumore. Perché non fa rumore? O meglio, lo produce il motore, ma nel vuoto il suono non si propaga. Senza luogo il suono non esiste. Sì, esattamente. Quindi ho bisogno di un mezzo elastico. La particolarità della propagazione del suono nell'aria, come si propaga il suono nell'aria? Si propaga attraverso delle onde, ok? Queste onde non sono come quelle, sono, come dire, più o meno come quelle del mare, ok? Dove però io non ho uno spostamento di materia, ma uno spostamento di energia. Avete presente quel giochino fantastico che c'è, fisico, dove io ho delle biglie, ok? Lancio una biglia da una parte, le biglie in mezzo restano ferme e ne parte una dall'altra. Se ne lancio due si spostano dall'altra, ok? Quella, diciamo, il suono si propaga proprio attraverso questo tipo di spostamento di energia. Cioè c'è dell'aria che sta ferma e c'è dell'aria che si muove. E questo lo vedremo quando vedremo le fasi, e vedremo che a seconda della frequenza di propagazione io ho dei punti che si spostano e dei punti che restano fermi. Questo è importantissimo. Allora chiedo al maestro Pagliei di assistermi in questo, nel senso che ho bisogno di una valletta, e Lorenzo è perfetto per questo. La gonna. E su qui direi chiuderei l'argomento. Esatto. Prendo la gonna in valigia. Allora, aspetta, ti metto anche un'immagine. Mi metti un'immagine, grazie. Che però vedremo dopo. Che poi vedremo dopo. Sì, sì, perché prima sei impallata, diciamo. Sì, sì. Allora, vedremo come si propaga il suono. Grazie. Vai.
Allora, questa è la Slinky, ok, che rappresenta il nostro sistema appunto di elastico, il nostro mezzo elastico. Cioè il suono non si propaga come tutti pensano. Non posso non farvi una foto, scusate. Certo. La documentazione, no, ma ci pensa sì, sì, Claudia, so, poi sai, sono quelle cose che, esatto, che restano. Poi taggano, diciamo. Allora, cosa succede? Normalmente siamo abituati a pensare che il suono si propaghi in questa maniera, cioè con un'onda trasversale, cioè nel senso che piego l'aria, si sposta, cioè vedo l'aria che si sposta in realtà virtualmente, si sposta in questa maniera. No, sbagliato. La propagazione del suono avviene per compressioni e decompressioni del mezzo elastico, quindi esattamente come abbiamo, come nel giochino quello di fisica che dicevamo prima. Cioè, per questo movimento, cioè io comprimo e ho questo tipo di propagazione. Cioè, ho compressione e decompressione che avanzano su un fronte, ok? Cioè, la mia voce in questo momento, per farci sentire, fa che cosa? Cambia la pressione atmosferica attraverso la pressurizzazione dei polmoni che attraverso le corde vocali fa uscire delle vibrazioni che comprimono e decomprimono il mezzo elastico che sta all'esterno. Come si comportano alcuni strumenti, ok, detti strumenti armonici, a seconda, cioè praticamente utilizzano delle, vibrano, ok, fanno vibrare l'aria, comprimono e decomprimono l'aria a seconda delle leggi. Le leggi sono appunto quelle armoniche, dette armoniche. La legge armonica si comporta in questa maniera, e qui la vediamo meglio facendo finta che questa non sia più una colonna d'aria, ma sia una corda di questo mio strumento musicale. Cioè io avrò una serie di armoniche, dove la prima armonica, che è detta fondamentale, è quella che mi dà la frequenza, il famosissimo La a 440 Hz, vuol dire che io ho 440 compressioni e decompressioni al secondo. La fondamentale si comporta in questa maniera. Cioè io ho un mezzo che oscilla e procura nell'oscillazione intera del corpo una vibrazione che è quella detta fondamentale. Ma noi sappiamo anche che tutti i corpi che vibrano producono delle armoniche internamente. Queste armoniche, adesso faccio vedere la seconda, sono esattamente multipli della frequenza, multipli interi della frequenza. Quindi io faccio vedere, se provate a contare le vibrazioni, ok? Quindi contate le vibrazioni, adesso faccio vedere la seconda armonica. Questa è la seconda armonica. È esattamente il doppio della frequenza della fondamentale. Vediamo la terza. Questa è tre volte la fondamentale. Vediamo la quarta, se sono bravo. Okay. No, questa qual è? La quinta, ok? Le potete contare, ok? Posso aggiungere un piccolissimo? Assolutamente. Notate come, se è vero che la frequenza raddoppia, è vero che la lunghezza della parte che è in vibrazione si dimezza. Effettivamente, se rifai vedere un attimo la seconda armonica, per favore, Davide. Notate che la vibrazione, sono due vibrazioni indipendenti della metà della lunghezza, d'accordo? Quindi a L avevamo una vibrazione a F, a L e mezzo abbiamo 2F, non ci vuole picco della mirandola per dire che l'ennesima parte di L vibrerà N volte più veloce della fondamentale. Esattamente. Cosa succede anche? Vedete che in questa armonica io ho il centro che non si muove. Questo è detto nodo, cioè un nodo, esattamente come le mani della mia assistente, sono un nodo. Anche qui chiuderei i commenti. Esattamente. E l'altra parte invece che si muove, cioè che è quella che ha la massima espansione, è detto ventre, ok? Ventre che può essere positivo o può essere negativo, se comprime o decomprime, ok? Grazie, Lorenzo. Il mio spirito goliardico, senza chiamare. Allora, dicevamo, tutti gli strumenti armonici si comportano in questa maniera, e cominciamo a introdurre un concetto che è quello di timbro, ok? Cioè, il timbro che cos'è? In realtà il timbro è fatto di un po' di cose, si è scoperto ultimamente, però in realtà la parte fondamentale del timbro è data dalla composizione, cioè in realtà dal missaggio, ok, dal volume, dall'ampiezza delle singole parziali che compongono un suono.
Cioè, che differenza c'è tra un violino e un una tromba in termini di se suonano la stessa nota? È data proprio, a parte dalla transitoria d'attacco, ok, da rilascio ed altre cose, sono date da la come sono mixate le armoniche che sono al suo interno. Magari Lorenzo, se hai un esempio di sì, di spettro. Cambia lo spettrino. Detta così. Ecco, prima Carmine aveva parlato di analisi spettrale, ok? L'analisi spettrale che cos'è? È un sistema che fa molta paura. Fa esattamente. Tipo di raffigurazione del suono che non vede la compressione e decompressione dell'aria, ok? Quindi non mi fa vedere l'ondina esattamente come un oscilloscopio, ma mi fa vedere che cosa? Mi fa vedere la somma delle parziali, quindi non ho più un grafico tempo ampiezza, ma ho un grafico tempo frequenza, ok? Cioè, dove vado a vedere, vedete, lo spettrogramma è quello, l'oscilloscopio qui adesso sta aprendo le armoniche, ok? Quindi sta aprendo delle sinusoidi, ok? Quest'onda qui è una sinusoide, quindi una forma di onda pura. Lorenzo adesso sta attivando delle parziali che sono parziali armoniche, cioè, diciamo, sta mettendo dei modi di vibrazione in più. Fa sentire non solo quella della fondamentale, ma anche quello della metà, o quello del terzo, quello del quarto, del quinto, e così via. E come noterete, diciamo, non cambia la percezione della nota che stiamo sentendo, ma cambia la qualità del timbro della nota. Fai un esempio. Sentite che è la stessa nota, state sentendo sempre la stessa nota, ma con un timbro diverso, come se stesse cambiando strumento, diciamo, in un certo senso. Quindi qui vediamo un grafico, lo spettrogramma, dove avete l'ampiezza in un asse e la frequenza nell'altra. Cioè, per ognuna delle armoniche, quanto è forte quella armonica. Vedete che questa è l'analisi e quella è la sintesi, nel senso che lui sta decidendo che cosa far suonare e questo è l'esito della sua azione, d'accordo? Fai vedere Lorenzo, fai... Metto uno specchio più acuto così si vede meglio. Esatto. Ecco, vedete? Vedete, questa risponde alle sue azioni, questo è quello che effettivamente stiamo sentendo. Ok. Quindi in realtà, tra... gli strumenti non c'è differenza spettrale, c'è differenza delle ampiezze dello spettro che è, di cui appunto sono composti gli strumenti musicali armonici, ok? Quindi quelli che conosciamo come strumenti musicali armonici. Attenzione che una corda che vibra si comporta esattamente come una canna di un organo. Anche la canna dell'organo vibra con le stesse leggi, solo che invece di far vibrare una corda, fa vibrare una colonna d'aria, ok? Quindi rispetta sempre le stesse leggi. Faccio una piccola digressione sulla psicoacustica. Che cos'è consonanza e che cos'è dissonanza? La dissonanza e la consonanza sono due cose che sono fisiche, ok? Cioè non sono culturali per me. Poi, diciamo, si possono aprire delle parentesi dove anche culturalmente dissonanza e consonanza possono essere, però in realtà tutto parte dalla fisica, cioè parte dalla risposta del nostro timpano alle vibrazioni. Voi immaginate di avere due suoni che vibrano a frequenze simili, ok? Cioè vibrano in maniera simpatica, si dice. Cioè, vivono per simpatia. Io accosto due strumenti, quindi faccio due strumenti che hanno le stesse armoniche, ok? Che possono essere costruiti dalle stesse armoniche. Cosa succede? Più queste armoniche si avvicinano tra di loro, quindi sono uguali, più avrò una sensazione nell'orecchio di consonanza, si dice. Infatti, la consonanza perfetta in musica è detta l'unisono. Cioè, quando io faccio suonare il violino e il clarinetto esattamente la stessa nota, perché tutte e due hanno
diciamo sicuramente le armoniche in comune. Quando io comincio a fare un'altra operazione, che è quella, per esempio, di spostare i due strumenti alla quinta, quindi un violino suona il do e il clarinetto suona un sol, ok? Cosa succede? Succede che io già comincio a introdurre delle armoniche diverse. Ce ne sono alcune di diverse, ok? Vi spiego la successione degli armonici così le capite meglio. Cioè, noi il primo, eccolo qua, il primo rapporto che io ho, cioè la prima armonica rispetto alla seconda, cioè questa rispetto a questa, ok, è chiamato rapporto di ottava, perché giustamente è il doppio, il rapporto è 2 a 1, per cui la frequenza che ascoltate è 2 volte più alta in termini di vibrazioni del secondo rispetto alla fondamentale, ma la parte che vibra è più corta della metà, esattamente più corta della metà. Questo adesso è un baco di Mavericks, vedi? Che non fa rivedere le finestre. Un baco di Mavericks. Va bene, lo riapriamo Max. Allora, cosa succede? Perché le ascoltiamo così le... Sì, sì, le possiamo ascoltare. Quindi il primo rapporto è quello di ottava. Cioè, se io prendo 2 strumenti... Posso fare delle... Vai, vai. Del disegno, diciamo. Hanno fabbricato una lavagna apposta. Ok. Quindi dal momento in cui io ho una nota fondamentale che ha una certa frequenza e sovrappongo un altro strumento con un suono all'ottava, io sono sicuro, matematicamente, che il secondo suono avrà un'armonica sì e un'armonica no in comune con la mia fondamentale. Perché? Perché se ho il doppio della frequenza e la legge armonica dice che avrò la prima armonica che sarà per 1, la seconda per 2, per 3, per 4, per 5, mi capite bene che se io faccio una nota che sta all'ottava sopra, quella avrà per 1, per 2, per 3, facciamo finta 100, ok? 100, 200, 300, 400, 500. Se io prendo una che c'è la fondamentale a 200, che è l'ottava, il rapporto di ottava, avrò 200, 400, 600, 800, ok? Quindi io salterò un'armonica. Vai. Aggiungo una nota. Allora, se supponiamo che F, la frequenza della fondamentale, sia un do, d'accordo? Allora, evidentemente abbiamo detto che l'ottava è il doppio, per cui significa che la frequenza 2 volte F è un'ottava rispetto alla fondamentale. Rapporto qui, chiaramente, 2 a 1, d'accordo? Adesso io vado avanti e dico, ma allora 3F, perché abbiamo visto che dopo 2 c'è la terza vibrazione, l'avete vista. Qual è la frequenza 3F? Diciamo che non lo so, però 4F lo so. Perché 4F è il doppio di 2F che è il doppio di F, di conseguenza 4F è un do. Allora io non so cosa c'è nel mezzo, però so che il 4F sarà senz'altro un do all'ottava sopra rispetto a quello. Allora, che cosa c'è a metà tra un'ottava? Da un punto di vista di rapporti, il rapporto naturale è la quinta, e quindi la 3F è un sol, se la F era un do. Allora, possiamo sentirla? Possiamo sentirla? Allora, questa è la fondamentale. Vedete che qui avete la fondamentale, che avete la nota che risulta se moltiplico per questi valori interi. 2, l'ottava, 4, faccio la quarta. Okay. Adesso finisco, dico una piccola cosa. Allora, vado avanti, ne contiamo qualcuno. La quinta non lo so. Però la sesta lo so, perché è il doppio della terza. Se la terza era un sol, la sesta sarà un sol, quindi sarà il sol all'ottava sopra, sarà qua. Allora, il 6, il 5F abbiamo detto che non lo so, ma il 6F è un sol. Che cosa c'è a metà di una quinta? Da un punto di vista di rapporto c'è una terza maggiore. Oh madonna santa. E nasce un mi, d'accordo? E nasce un mi. Quindi siamo arrivati al 6. La 7 volte la fondamentale, che cos'è? Non lo so, ma la 8 lo so, perché la 8 è 2 volte la 4, quindi sarà un... La 4 è un do, di conseguenza sarà di nuovo un do. Allora qui c'è un do, mettiamolo qua, Pitagora, ok? La 8F è un do, la 7F che cos'è? A metà di una quarta che cosa c'è? C'è una terza minore. Più o meno. Allora, oh madonna. Allora. Abbiamo baglioni praticamente. Sì. Guardate che note vengono fuori. Dopodiché c'è la 9, la 10 lo so, perché era il doppio della 5, la 9 lo so, la 9 si scopre che è un re. Allora, guardate una cosa. Posso dire una cosa o voi volete dire altro? Guardate quanto è incredibile la fisica dal punto di vista della storia.
Questa è la storia della musica in 30 secondi. La musica comincia con una nota alla volta, dopodiché si fa un doppio della nota. Cosa si mette? Si mette l'ottava. Poi, a un certo punto, cominciamo a mettere più di due voci insieme, si cominciano a mettere le quinte. Il canto gregoriano è fatto di quinte e di quarte. Poi arriva a un certo punto la teoria dell'armonia di Rameau, che comincia a mettere le triadi maggiori e si arriva a mettere la terza. Dopodiché si comincia a espandere la teoria fino a che, per esempio, con Bach si arriva a mettere la settima. Poi si va avanti, si fanno accordi con Beethoven che hanno la nona, d'accordo, che sono. Quindi questa è una specie di storia della musica. Che non è la nona di Beethoven. E ci dice la, la nona di Beethoven. Che non è la nona. E ci dice anche un'altra cosa, guardate bene. Perché gli accordi sono fatti per triadi composte da terze che sono sovrapposte? Perché l'accordo di Do maggiore è Do mi sol? Perché le prime note più importanti, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta armonica, sono Do, Mi e Sol. Allora, siccome la fisica dice una cosa, per mettere insieme due suoni che hanno una legge fisica, bisogna metterli insieme in modo che siano armonici tra di loro. Per cui, di conseguenza, la triade maggiore è la triade che usa le note che sono principalmente importanti nella serie armonica. Perché una cosa che Davide stava forse dicendo, l'ho introdotto, è che le prime armoniche sono le più forti, le altre sono via via più piano, d'accordo? Diventano, se questo fosse un 3F di dinamica, questa qua magari è un 3P di dinamica, d'accordo? Quindi, ed era quello che poi dirà meglio Carmine parlando di modelli fisici, perché c'è lo Smering, cioè, che poi spiegherà. Quindi di fatto questo ci dice la verticalità dell'armonia è data dal fatto che le prime note sono quelle della triade, le prime note della serie armonica sono quelle della triade. Ci dice anche un'altra cosa molto importante dal punto di vista musicale, che le voci che stanno in basso si muovono di più delle voci che stanno in alto. Le voci che stanno in alto si muovono con gradi più vicini. D'accordo? Una delle regole importanti dell'armonia è che quando scrivete per esempio per coro, le parti alte le dovete fare saltare poco rispetto alle parti basse che possono saltare di più. Questo è un problema che è legato alla legge fisica. E normalmente sono anche più spaziate proprio negli accordi, si tende a dire che suonano bene se nel grave sono più spaziate proprio come nello spettro armonico. Perché questo è quello che diceva Davide sulla consonanza della dissonanza. Magari poi ve lo... Tant'è vero che questa è una piccola notazione, appunto si dice di non mettere delle triadi, delle note vicino, il principiante che suona al pianoforte fa gli accordi, mano sinistra, do, mi, sol, piuttosto gravi, suonano male, non suonano, suonano cacofonici. Perché? Perché le fondamentali sono troppo, le note sono troppo vicine, cacofonici, sono troppo vicine e quindi fanno a botte fra di loro. Beethoven, per esempio, che dalla metà in poi della sua carriera era sordo e ha avuto un pianoforte che risuonava di più di quello della prima parte della sua carriera, scrive molto spesso dei do mi sol al grave, delle triade al grave, come un principiante, perché non si ricordava il pianoforte che aveva avuto prima dell'Hammerklavier e mette delle triadi vicine che tendenzialmente non, appunto, sono, suonano male perché sono non eufoniche. Comunque la cosa interessante è di come, riprendendo quei tre concetti di prima, il sistema musicale, che è un sistema di tipo culturale, ha le radici in un sistema di tipo fisico, che è una cosa che l'uomo scopre, non inventa. Questa è una legge fisica. La legge armonica, okay, è una legge di tipo fisico che regola la formazione del movimento della materia. E infatti notate anche che questi numeri sono numeri interi, cioè allora, questa cosa qui è fatta. Cosa, poi vado a posto. No, ma siamo qui. Io faccio da eccitatore e Carmine risuona. Detta così fa paura, però. Non voglio essere il mezzo. Allora, anzi, dico due cose, poi vado a posto. Vai, allora, vai. La numero uno. Abbiamo parlato di rapporti, cioè di fatto la lunghezza della molla che ha mostrato Davide non è importante. Lui riusciva a fare la fondamentale sia a questa distanza che dandola in mano a Lorenzo, per cui è una legge che regola rapporti, non valori assoluti. L'armonia, la legge fisica dell'armonia, è regolata da rapporti, non da valori assoluti. Quindi quello che ci interessa è il rapporto con la fondamentale. Guardate, allora, se questo abbiamo visto che è un rapporto 2-1, cioè il doppio, in effetti il rapporto che regola la quinta è quello di 3 mezzi, cioè 1,5, cioè il rapporto di 3 mezzi è la quinta, d'accordo? La quinta. 4 terzi è il rapporto che regola la quarta giusta. 5 quarti è il rapporto, facciamo così, 5 quarti è il rapporto che regola che cosa? Questo intervento che è la terza maggiore, d'accordo? Poi c'è 6 quinti che regola la terza minore, Mi sol.
E adesso, attenzione, 7 sesti regola di nuovo una terza minore, sol si bemolle. Ora, non ci serve pico della mirandola per dire, ma come? Se tu mi hai detto che sei quinti una terza minore e poi mi dici che 7 sesti è una terza minore, come può essere che questi due rapporti che se li fate con l'iPhone sono diversi? Sono valori leggermente diversi, evidentemente, cioè 6 diviso 5, 7 diviso 6 sono due numeri diversi. Come possono dare lo stesso rapporto? Come possono dare lo stesso intervallo? Di fatto, non lo è. Non lo danno. E infatti poi vedremo che c'è tutta una storia. Il si bemolle che viene fuori da questo rapporto è un si bemolle leggermente sbagliato. Lo sentiamo. Rispetto a quello che avremmo dovuto ottenere. Lo sentiamo perché abbiamo. Sentiamolo. Possiamo sentire appunto la serie delle armoniche. Beh, questa. Possiamo anche dire che cos'è a questo punto. Allora, questo la differenza è... che c'è tra il sistema temperato e sistema. Il sistema naturale. Sì. Allora, sentite, questo è il Do fondamentale che vedete qui. L'ottava, la terza, quarta. Ora, qua, diciamo, questa è la settima armonica naturale. Se adesso è che mi dice la diesis. Io qui posso generare la settima, l'altezza temperata. Scusate il volume. Che è, diciamo, la vera notazione, diciamo, della nostra di questo si bemolle, diciamo, qui la visualizzazione in diesis. Però l'altezza naturale è leggermente diversa, perché come vi ha spiegato Carmine, il rapporto è leggermente diverso. Allora, sentiamo la differenza naturale e temperata, parte una più forte e un'altra meno, una più alta e una più bassa. Si vede dei numeri, no? Si vede che una è 466 Hz, vibrazioni al secondo, l'altra 457 Hz. Tant'è che se le sento insieme fanno un fenomeno che dopo da 10. Allora, adesso dico l'ultima cosa, poi vado a posto. L'ho detto anche prima che era tutto il concetto che non deve mai andare a posto. Esatto. Allora, la cosa che volevo dire è questa, ma attenzione, se il si bemolle contenuto nella serie armonica del Do è regolato dal rapporto 7 sesti, okay? Quindi avrà un valore in E. Ora, vuol dire che un Do di pianoforte, attenzione, il si bemolle, il si che è chiamata sensibile non c'è, e dopo spieghiamo perché poi la sensibile ha tendenza risolutiva sul Do per le leggi dell'armonia, sì. Allora, no, stavo dicendo, la nota si bemolle è, verosimilmente esiste nella serie del Do, l'abbiamo visto con la serie armonica con la molla. Quindi quando io suono un Do sul pianoforte, io avrò anche un si bemolle in quel Do. Perché non lo sento molto? Perché il Do fondamentale è molto più forte del si bemolle, d'accordo? Però c'è. Allora, se io suono il Do con questo mi bemolle, guardate cosa faccio adesso. Metto qui un mi bemolle, ok? Che avrà una certa sua frequenza in terza. Ora, se questa nota mi bemolle del pianoforte, la suono con pianoforte, avrà una serie armonica, per cui esisterà il mi bemolle regolato dal rapporto 2 a 1, ma esisterà anche il si bemolle regolato dal rapporto 3 a 2. Siete d'accordo? Nella serie armonica del mi ci sarà la prima e la seconda armonica, come la prima e la seconda armonica ci saranno il Do. Ma guardate bene, questo è un rapporto di 3 mezzi, questo qui è un rapporto di 7 sesti. Evidentemente queste due note non avranno la stessa frequenza. Chiaro? Allora la domanda è, se io sul pianoforte suono contemporaneamente questo Do e questo Mi bemolle, che hanno entrambi un Si bemolle che è diverso, cosa succede? Evidentemente qualcosa succede, perché non sono la stessa nota quella che sentiamo. Succede quello che si sentiva prima con il fenomeno di Lorenzo. Che si chiama? Bello. È un'interferenza, diciamo. Battimenti. E qui vedete anche la differenza in frequenza. Frequenza armonica 457 e poi 466, cioè sono, insomma, differenze di 11 Hz. Allora, accordare un pianoforte è un'arte. È un dramma. È un dramma. Perché? È un dramma. L'accordatore che cosa fa? Un dramma. Guardate cosa fa l'accordatore. Allora, prima prende il diapason, lo batte, ascolta i 440 Hz e dice: adesso accordo il La. Poi comincia a fare una cosa interessante. Comincia a mettere il La insieme ad altre note, ok? Io lo metto con il Do, perché entrambi hanno una nota in comune, e accordo contando i battimenti delle armoniche del Do con quelle del Si bemolle, finché mi piace. La cosa che lo dice, questo battimento a me piace. Poi però quella nota La e Do si può suonare in tante salse, si può suonare insieme a un Mi, per ottenere l'accordo di Mi minore, che avrà un'altra serie armonica, oppure insieme a un Fa,
per ottenere l'accordo di fa maggiore, che ha un'altra serie armonica. Allora, lui, dopo aver accordato il la do, dovrà metterlo insieme al mi, facendo un certo tipo di battimento, e insieme al fa, facendo un altro tipo di battimento che magari non va bene con quello del mi. Quindi lui che cosa continua a fare? Continua a regolare e a scordare di fatto il pianoforte in modo che i battimenti siano bene. Di fatto non è possibile accordare uno strumento con un accordatore che misura l'hertz della frequenza, perché questa cosa non tiene conto del valore qualitativo del suono che ne esce. L'accordatore, non, il vero accordatore, non usa mai la macchinetta, perché conta i battimenti, non misura le frequenze assolute. Ci sono regole poi, diciamo, standardizzate. Sì, ci sono varie una serie di tipologie di accordatura che vanno... Ed è molto complesso quello che abbiamo fatto. Tant'è vero che funziona di solito così: si parte dal centro, si fanno le prime due ottave, poi si comincia dal basso, si rifà tutto, poi si ricomincia dal centro, si rifà tutto, perché si, diciamo, in qualche modo assesta l'accordatura. Quindi capiamo che quello che noi chiamiamo il sistema temperato è una specie di aggiustamento di questi problemi di accordatura fra l'armonia naturale, che è quella che viene fatta moltiplicando per numeri interi una fondamentale, che è una cosa fisica che è contenuta in ogni suono, cioè ogni suono è composto, come avevamo visto, da questa cosa che si chiama spettro, questa cosa che abbiamo sentito prima, se si riapre la finestra non è contenta. C'è anche quest'altro che suona. Bello, sembra Stockhausen dell'ultimo periodo. Però, se sentite nel timbro, appunto, queste sono le singole note di cui parlavamo adesso. Prima ne sentivamo una alla volta, adesso possiamo aggiungere a piacimento. Ecco, nel momento in cui qui ogni spettro, dovete immaginare che è qualcosa di questo tipo, cioè ogni timbro, se riuscisse ad andare anche di là e Mavis me lo permettesse, potremmo cambiare, ho una serie di collezioni di note, di timbri, e noi profilando così possiamo fare tutta una serie di timbri. Ogni strumento ha un profilo particolare di queste armoniche, però è chiaro che abbiamo visto che i volumi, le ampiezze delle armoniche stesse, è chiaro che la settima e alcune altre armoniche non saranno in accordo con le note della nostra scala. Allora, che cos'è che abbiamo sul pianoforte? Il cosiddetto sistema temperato. Allora, diciamo, il punto è questo: all'inizio della storia della musica si suonava con un sistema che si chiamava Kalimblasi. Che voleva dire questo? Io suono con un altro strumentista, io suono delle note di una serie armonica, tu suoni quelle di un'altra serie armonica, e facciamo quello che faceva l'accordatore: ci mettiamo d'accordo in modo che i battimenti siano buoni, quindi io intono le note in modo che battano bene con le tue. Poi a un certo punto ci si è resi conto della complessità di questo fenomeno, quando per esempio si suonava in gruppi molto grossi come un'orchestra, e si è fatta una decisione, si è deciso che invece di usare le frequenze che venivano dal sistema naturale dello strumento, si è imposto che le frequenze seguissero una legge geometrica. Una legge per cui l'ottava, il rapporto 2-1, veniva diviso in 12 parti uguali tra loro, per cui nel sistema temperato, si dice, il semitono è costante. Quindi la differenza tra do e do diesis è in hertz costante ed è uguale a quella che è tra do diesis e re, cosa che non è vera nel sistema naturale, perché l'abbiamo visto, d'accordo? Addirittura, adesso tiro fuori due formule e poi vado via, due formule e poi vado via. Allora, addirittura c'è una formula per dire quanto vale il sistema, il semitono temperato. È molto brutta, vi avverto. È molto brutta. Però effettivamente è una cosa per cui, moltiplicando questo rapporto 12 volte, dobbiamo ottenere 2. Cioè c'è l'uguaglianza. Che cos'è il semitono temperato? Il semitono temperato è la radice dodicesima di 2. Questa la radice è la cosa dodicesima brutta di 2, da un numero che è una cosa tipo 1,059 spiccioli, d'accordo? Che se moltiplicato per la frequenza di una nota vi dia la frequenza del semitono successivo. Quindi io posso costruire un'ottava dall'A 440, facendo 440 per 1,059 ottengo il 466 dell'A diesis. Lo moltiplico per 1,059 e ottengo il Si, e poi ottengo il Do, eccetera. Lo faccio 12 volte e ottengo l'880, d'accordo? Quindi la radice a meno di imprecisioni numeriche. Certo. Però questo è il semitono temperato. Quindi è un livellamento di ogni differenza di intervalli. Cioè, il semitono è uguale ovunque. È una grandissima imprecisione. Cioè, se io costruisco la scala utilizzando i rapporti e faccio questa cosa, vado su di un'ottava, vado su di una quinta,
scendo di una quinta, vado su di un'ottava, vado su di una quinta, scendo di una quinta, scendo di un'ottava. Facciamo un esempio: do, do, sol, scendo a sol, 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 re, scendo a re, ok? E vado avanti così. Alla fine troverò il do, ok? I due do dell'inizio e della fine non sono uguali. Okay, e voi capite bene, capite bene che se uno deve suonare uno strumento tipo il violino in cui l'intonazione è fatta dall'interprete è una cosa, ma quando c'è l'organaio che deve tagliare la canna dell'organo per far fare una determinata nota, deve decidere come fare, perché c'è questo, sempre questo contrasto, c'è fra una specie di e questo è anche una cosa molto importante di cui parlerò dopo nei modelli fisici, il rapporto tra legge matematica e legge fisica, d'accordo? Il sistema temperato è una legge di tipo matematico, imposta. Il sistema naturale è una legge di tipo fisico, naturale, d'accordo? Ecco, capite bene che il nostro sistema, cioè il pianoforte, perché è così importante nel nostro sistema? Perché rappresenta il sistema temperato, la disposizione degli intervalli. Però cioè, è accordato in modo naturale. Cioè, è tutto cioè, è un po'... È accordato in modo che le cose vadano bene lo stesso. Vedete come ci sono degli aggiustamenti, perché il fatto che il do diesis è uguale a re bemolle è una... invenzione del sistema temperato, perché cioè che si livellano questi intervalli che si uniscono e diventano 12. Solo perché sono imposti, ma il re bemolle della serie armonica, per esempio, del sol bemolle due ottave sotto è diverso dal do diesis della serie armonica del do diesis un'ottava sotto. Li chiamiamo uguale perché li chiamiamo uguale dal punto di vista del temperamento. Ma sono molto vicini, ma naturalmente non quindi lo sarebbero. Quindi questo ci insegna che è un'imprecisione grossa, quella, cioè è una specie di tagliare le cose un tanto al chilo, d'accordo? E questa è la base del nostro sistema. Però ci aiuta a suonare insieme. Questa cosa ci aiuta ad andare insieme, perché noi ci accordiamo simbolicamente su un nome che corrisponde in hertz allo stesso valore, d'accordo? Quindi non abbiamo più... Mentre prima nel Karim Blasian dovevamo accordarci non sul simbolo della nota, ma proprio sugli hertz che volevamo far suonare. Oh, piccola notazione, se i musicisti che hanno composto prima del sistema temperato, per esempio Palestrina, va cantato con quel tipo di accordatura lì. E quindi quando voi sentite in Palestrina un coro che fa un do maggiore, avete meno modulazioni, battimenti fra le varie voci, perché sono più vicine al sistema naturale. E questa cosa fa un suono che per noi oggi è pallido, è fisso, perché noi, diciamo, come cultura nostra, come sensibilità, piace moltissimo il fatto che il suono vibri, che il suono sia vivo. Il cantante non canta mai una nota fissa, ma la canta e poi vibra. Se Palestrina sentisse un coro che canta oggi col sistema temperato, direbbe voi siete stonati, perché... cantate, sentirebbe tutti questi battimenti, cioè tutte queste vibrazioni fra le varie armoniche che sarebbero prolungate, perché poi si amplificano. Quello che dice quello di Sanremo. D'accordo? Questo è importante perché vuol dire che abbiamo fatto una scelta che è assolutamente non direttamente naturale, però l'abbiamo posta alla base... Una scelta di tipo culturale. Della nostra una musica. Una scelta di tipo culturale che non corrisponde necessariamente a una scelta di tipo fisico. Allora, volevo solo scrivere una formula. La seconda formula. Vado via. L'ultima cosa. Allora, Davide diceva giustamente che alla lunghezza L di una corda abbiamo una vibrazione di tipo F, ok? Però abbiamo anche visto che esiste il sottomultiplo di L naturale, cioè L mezzi, che mi produceva 2F. Abbiamo visto il terzo della corda, diciamo, che mi produceva. Quindi L terzi che mi produceva 3F, di conseguenza abbiamo capito che l'ennesima parte della corda produce una vibrazione N volte la frequenza fondamentale. Quindi un suono è composto dalla vibrazione di tutti i sottomultipli, dalla somma di tutti i sottomultipli. Lo ridico, un suono qualsiasi è composto dalla somma della fondamentale più la somma della parte a mezzi, della parte a terzi, della parte a quarti, della parte ennesima. Una somma infinita. Siete d'accordo? Siete d'accordo che di fatto è infinita la somma? Io non so dove si ferma. A un certo punto posso dire che è infinita. In una notazione un po' più compatta si può dire che questa formula si può scrivere così. Che un suono è dato dalla somma dei sottomultipli interi di un corpo. Questa si chiama legge armonica. La matematica suona. Si studia in due campi diversi, ma sono la stessa concetto. Allora, giustamente, ok? La serie armonica. Vi parlo di questo perché dopo dobbiamo sforzarci un po'. Nel pomeriggio io vi parlerò un po' più estesamente di questa cosa dal punto di vista tecnico.
Questa formula è una formula interessante perché è incompatibile con quella dei semitoni temperati, perché questa è una formula che ha una progressione appunto armonica ben diversa da quella geometrica che invece è imposta dalla semitono temperato, e questo è l'imprecisione, la difficoltà di mettere insieme un sistema matematico con uno fisico. Basta, vado via, grazie. Ecco, vi faccio sentire la cosa che sentivamo prima, che si chiama, abbiamo detto, battimenti. Sentiamolo un attimo. Cioè, vi metto una frequenza, immaginiamo 300 Hz, e ne metto una vicina che è molto vicina, 301 per esempio. Vedete che una volta al secondo, cioè quando la abbiamo visto il battimento, cioè la legge dice che c'è un'interferenza distruttiva e costruttiva. Cosa è l'interferenza distruttiva e costruttiva? Se io prendo queste mie parziali armoniche, ok, che vibrano a frequenze simili, se io prendo un'altra corda, ok, e la faccio vibrare esattamente in controfase, dice al contrario, cioè mentre una spinge l'altra allarga, ok, le due si annullano. Questa è chiamata interferenza distruttiva. Perché? Cioè, se io le metto vicine, ok, se io spingo l'aria da una parte e dall'altra la rilascio, non c'è fisicamente spostamento d'aria. Cioè, come se io lanciassi le due palline. Lancio una pallina, una da una parte e una dall'altra, in me si fermano, ok? Perché le forze si controbilanciano. Questa cosa crea appunto, nelle frequenze molto vicine, io che cos'ho? Ho uno sfasamento periodico di fase e controfase, cioè in un certo momento io avrò la somma delle due e in un altro momento avrò le due in controfase, e quindi ho questo fenomeno appunto. E quindi, dato che qui la differenza è un hertz, cioè un ciclo al secondo di differenza, una volta al secondo saranno in controfase e sentiamo il buco. Sentiamo i due hertz di differenza. E va detto che l'orecchio in questo caso è messo in crisi, nel senso che qui ho due generatori di onde sinusoidali che sono messi insieme. L'orecchio in realtà ne sente uno, perché è all'interno di una cosiddetta banda critica che l'orecchio non riesce a discernere. Cioè l'orecchio, davanti a due suoni puri così vicini, è messo in crisi e non riesce a capire che si è formato in realtà da due suoni, quest'unico fenomeno che sentiamo. Sentiamo 2 Hz. Ecco, questo è il migliore metronomo che abbiamo, cioè per sapere, perché è relativo, fermo restando diciamo il sistema di riferimento, la differenza di 2 Hz è questa, 3 Hz. Andiamo a 5. Attenzione, cominciate a sentire il suono, continua a sentire il suono. Grazie Lorenzo. Era per fare un po' di distorsione, no? Ok. Cioè, sentite, a 10 Hz, è morto, per farlo. Io che cos'ho? Ho 10 pulsazioni di questo suono. Attenzione, queste 10 pulsazioni stanno già facendo una modulazione di ampiezza. Sentiamo. Okay? Cioè, nel senso che ci stiamo avvicinando a che cosa? Il termine psicopercettivo. Io ho unisono, ok? Poi ho i battimenti che cominciano a formarsi. Poi io entro in un'area che si chiama quella di roughness. Cioè, dove il mio timpano comincia a vibrare, ma in maniera irregolare, ok? Comincia ad avere... E comincia a sentire... C'ha qualche dubbio, diciamo. Esattamente, comincia a sentire un fastidio, ok? Vai pure a 20 Hz di differenza. Eccolo qua. Sentite? Voi questo lo percepite come un suono che non sono due frequenze separate, ma è un suono nuovo, cioè non siete fastidioso. Tra l'altro, questa è una soglia cosiddetta psicoacustica, poi se ci sarà tempo ne parleremo. Cioè avete il dubbio che possa essere una o due. Tra l'altro questo esempio è un po' disonesto, perché se teniamo ferma una delle due, l'orecchio sente che ce n'è una più o meno che si muove, perché quindi fa la relazione. Ma se io cambiassi e mettessi delle relazioni di 20 Hz in registri prossimi, avrete questa sensazione di stranezza. Attenzione. D'accordo? Sali un attimo. Sali ancora. Facciamo così, per esempio. Perché qui è interessante che cosa? Ok, a un certo punto io comincio a sentire due suoni differenti. E là è chiaro. Oh, eccoli qua, li sentite? No, a questo punto non sono più in quella che viene detta banda critica. Cioè i due suoni sono percepiti chiaramente dall'orecchio come due cose diverse. Mentre prima c'è stata una zona di difficoltà e poi una zona talmente vicina per cui l'orecchio ne sentiva uno pulsante. D'accordo? Ok. Questa banda critica è fisica.
Cioè la coclea che cos'ha? Al suo interno ha degli organi ciliati. Arriva la coclea come figura. Vai. È una bella figura. Sì. Cioè, che cos'è? Intanto faccio una piccola parentesi sulla coclea, è l'organo che si sviluppa per primo. Ok? Cioè il bambino ha 4 mesi, non ha ancora il cuore formato interamente, non ha ancora il cervello formato interamente, non ha ancora i polmoni formati interamente, ma la coclea è esattamente quella che avete voi adesso. Cioè voi a 4 mesi intrauterini avete lo stesso strumento musicale. È logico, cioè la natura ha fatto in modo che questo avvenisse, perché se io cambio continuamente lo strumento, cambio continuamente la percezione. E allora dal quarto mese intrauterina io ho lo stesso organo formato, uguale a quello che avete oggi. Come funziona la coclea? Lo spiego velocissimo. Se poi c'è la... Allora, questa è una sezione, diciamo velocemente, la coclea è questo, sta all'interno di questa parte qui che viene detta... È orecchio interno. Orecchio okay. interno, che è la chiocciola cosiddetta. Questa chiocciolina. Cioè io che cos'ho? Ho le compressioni e le compressioni dell'aria che arrivano all'orecchio, che mettono in vibrazione il timpano. Che è questo okay. qui. Poi c'ho il martello rincudine, che ha una funzione fondamentale, cioè è il nostro sistema di compressione, ok? Cioè, se ci arrivano dei suoni molto alti, a livello di volume, ok? Quindi un volume sostenuto, quegli ossicini lì cosa fanno? Si stringono per fare in modo di non far arrivare la pressione alla coclea, che è delicatissima, ok? Che si romperebbe. Al contrario, se io entro in una sala anecoica, dove non ho feedback, non sento nulla... Sapete cos'è una camera anecoica? Lo vediamo, fai vedere quella dell'IRCAM. È una camera in cui anche vostra suocera non viene sentita. Esattamente. Cioè, cosa succede? Succede che io comincio a rilassare quei muscolini che sono dell'incudine e del martello. Quei muscolini si rilassano fino a sentire il fluire del sangue nel nostro corpo. Battito cardiaco e fluire del sangue. Però come facciamo? Cioè, sono in sostanza il nostro sistema di regolazione del volume. Ok? Tutto questo ha delle comporta tutta una serie di cose poi psicoacustiche, dove io ho per esempio gli effetti di mascheramento. Se io sento un suono fortissimo e poi uno pianissimo, non sento il suono pianissimo finché quegli ossicini non si rilassano. Oh, e qui, qua facciamo una notazione, anche se voi avete passato, sicuramente passate o passerete varie ore in studio. Allora, questi tre ossicini, veramente, come diceva Davide, a un certo punto proprio si rilassano, addirittura si staccano davanti a grandi pressioni acustiche. Le pressioni, diciamo, entrano, cioè il meccanismo è questo qui, che il suono ovviamente entra qui dentro, poi vabbè, non abbiamo parlato dell'orecchio esterno, però arrivano a premere qui e questi ossicini stanno in questo punto qua. Che succede? Che più ascoltate musica, più state in studio, in cuffia o a mixare, fate 4 ore di sessione di studio, alla sera siete contenti, ho trovato il mio mixaggio, sono felicissimo, la mattina dopo andate a dormire, la mattina dopo vi svegliate, ascoltate il messaggio e vi fa schifo. Perché? Perché se avete passato 4 ore in studio o tutta la giornata in studio, questi ossicini di fatto funzionano come un compressore, sono stanchi perché sono legati anche a tutta la parte in muscolatura che abbiamo attorno, e a un certo punto comprimono, cioè incominciate a sentire non più un ambito di ampiezze così, ma cominciate a sentire così. Quindi sentite altra roba, perciò non dovete fare mai sessioni troppo lunghe in studio, ma fare delle pause, perché se no comprimete e fate male i mixaggi. D'accordo? Quindi queste cose, vedete quanto è importante saperle. Volevo solo far vedere un attimo la camera anecoica, prendo un video, un secondo. Perché non riusciamo a fermare Carmine. Il mio ruolo qui è da fastidio. Cioè, sì, beh, certo. Che cos'è una camera anecoica? Una camera senza echi, studiate in modo da ridurre al massimo gli echi, che c'è troppa luce. Solo spegnere leggermente un po' di luce. No, pare che sia. No, anzi, se è impossibile. Perché le cose in rosso non piacciono. Ecco, allora vedete qua una camera fatta in modo da ridurre al massimo le riflessioni del suono nelle pareti di una stanza. Questa persona si chiama René Cosset, che abita in questa stanza. Ah, è René, che anni aveva? È la sua stanza. Anni 60, anni 70. No, 60. Adesso è un uomo gentile. Allora, questa è una piattaforma sospesa in una stanza fatta di materiale estremamente fonoassorbente che circuita tutto l'ambiente, d'accordo?
lui qui sta facendo degli esperimenti in cui si misura effettivamente il suono senza l'eco di una stanza. Ok, vi faccio vedere. Questo è un particolare di cosa sono. Sono dei pannelli di fibra di vetro altamente tossici. Bisognerebbe indossare una mascherina. È un'esperienza drammatica. Stavo nella camera elettronica lì, che è tra l'altro molto piccola. Questo è un altro particolare. E insomma ci si lavora, ci si può lavorare per fare degli esperimenti di misurazione. A Ferrari in Italia ce n'è una, questa è quella di Parma, diciamo, che è enorme, vedete dalla dimensione. Ed è già su Facebook, come vedete. Sì, no, perché questo è un lavoro che ho fatto tempo fa, diciamo, è enorme perché è fatta anche per misurazioni tipo industriale sui carri armati. Misurano i carri armati da un punto di vista acustico. E attenzione, tutte le ditte hanno, cioè, andate i carri armati che non si sentono. Alla Apple o in tutte le ditte in cui producono degli oggetti che hanno a che fare con l'audio, come i telefoni e quello che sia, ci hanno sono misurazioni di questo tipo. Qui vedete, stavamo misurando un pianoforte, diciamo, e però notate una cosa, questa si chiama configurazione semi-anecoica, nel senso che il pavimento era lasciato libero, non era stato isolato, ma di fatto in questa camera accade che c'è una griglia che poi si alza e sotto si infila di nuovo una strato di assorbimento come quello delle pareti laterali. Questa stanza è enorme, poi magari vi spiego dopo quando facciamo delle fisiche cosa stavo facendo qua. Questa stanza è enorme perché effettivamente vi permette di misurare delle cose molto grosse. In questo caso noi eravamo qui là per misurare la tavola armonica di un pianoforte. Se vi va vi faccio sentire un secondo che cos'è un suono in camera anecoica. Per esempio, è impossibile, ma cioè, per esempio la cosa interessante è se non stando in camera anecoica ascoltassimo un'orchestra che suona dentro una camera anecoica, com'è? È un'orchestra senza eco. Allora vi faccio sentire un esempio. Diciamo, questa cosa che ascoltiamo qui è un sentite qualcosa di diverso, ma è anche un po' un falso, nel senso che questo ambiente colorerà questa orchestra, chiaro? Vabbè, dovreste sentirlo in cuffia. Sentiamo la riverberazione di questa stanza dove ci troviamo. Dovreste adesso, sentirlo in cuffia. Ma poco, perché è una stanza abbastanza asciutta. Però diciamo, noterete sicuramente la differenza, diciamo. Guardate questo, ecco, questo suono è un'orchestra che suona, è stata veramente registrata in una camera anecoica, quindi una camera grande come quella di Ferrara. Tutti con la mascherina. Tutti, è disagevole suonare. No, ecco, infatti, suonare in un'anecoica. Tu non senti gli altri. Diciamo. Quando prima si parlava di Gregoriano, ok, che viene fatto in chiesa, ha dei tempi lenti, viene sviluppato su tempi lenti. Perché? Perché c'ho uno strumento che è la chiesa che risuona, ok? Se io faccio suonare un'orchestra, vi faccio sempre l'esempio di Vivaldi, ok? Le quattro stagioni, non so perché, ma cioè, se io faccio suonare le quattro stagioni di Vivaldi in una chiesa molto riverberata, io avrò pam 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 pam, cioè avrò un tempo molto lento. Se lo faccio suonare in un giardino o in una camera anecoica, i musicisti cambieranno il tempo di esecuzione, perché il suono non si sostiene più, quindi avrò pam 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 pam. Questo è quando parlo del rapporto che c'è tra tempo di esecuzione e tempo di riverberazione. Cioè, quando tutti mi fanno la domanda ferale, ma che riverbero scelgo per il mio brano? Io dico sempre che deve essere inversamente proporzionale al tempo. Cioè, più è veloce il BPM della mia composizione, più deve, meno deve essere lungo il tempo di riverberazione. E poi litighiamo dopo su questo. Sì, ok. Eh? No, ma cioè, poi litighiamo dopo. E certo. Anche, per esempio, il riferimento al Gregoriano. Il Gregoriano è una musica monofonica, cioè c'è una nota per volta. Tutto il coro, i solisti fanno una nota per volta. Ma in realtà quello che si ascolta è un'armonia, perché la chiesa risuona, quindi in realtà è polifonica. Cioè quello che si ascolta è polifonico su una scrittura monofonica. Allora, sentiamo un'orchestra in camera anecoica. Sentite come è assurdo. Forse bisognerebbe ascoltare una versione non. No, adesso faccio una piccola. Posso fare una piccola? Dai, ti sono per il permesso. Dai. Sei pagato per guardate questo. Guardate cosa faccio. Faccio una piccola. Un gioco. Fai un riverbero così in due secondi. Faccio un gioco, faccio questo. Vado al Concertgebouw di Amsterdam, sparo dentro il Concertgebouw e registro la risposta all'impulso. L'usciere è morto. Okay.
Poi cosa faccio? Atto un processo di cui magari parliamo domani, per cui cerco di trasferire il Concertgebouw su questo suono. Di fatto è come se spostassi l'orchestra dentro il Concertgebouw. Sentiamo che cosa succede in questo caso. Allora, lo faccio a mano, lo faccio un po'... rustico. Nerd. Nerd. Se mi consentete. Un po' geek. È geek o nerd? Esatto. Scegliete voi. Allora, guardate, io ho tagliato un pezzettino di questo suono. Ho tagliato un pezzettino di questo suono. Lo fai proprio in diretta? Sì, lo faccio in diretta, non funzionerà. Quindi mai. Ci sarà l'effetto demo. Esatto. Questo si deve dire sempre. È apotropaico. Cosa ho fatto? Diciamo, ho tagliato un pezzettino di questo suono, l'ho messo sulla scrivania, che è diventato più corto, qualcosa come 30 secondi, ok? Ok, adesso io cosa faccio? Prendo una risposta impulsiva del Concertgebouw. Cioè, sono andato nel Concertgebouw a Amsterdam, ho sparato e viene fuori questo. Ah! Lo portiamo perché è il simpatico del gruppo. Perché sennò si addormentano. Esatto. Allora, sentite? Ah, questo ci dice tanto. Intanto ci dice quanto era grande questa stanza, era enorme. E più che colore aveva, ok? Allora questa cosa qua adesso la salvo sempre sulla scrivania. Perché si fa questa cosa qui? Perché questo tipo di suono mette in vibrazione tutte le frequenze della sala. Faccio una cosa, atto un processo di trasferimento del senso di questa risposta sulla registrazione fatta nella camera anecoica. In effetti è come se spostassi la registrazione dell'orchestra dentro il Concertgebouw. Si fa con un processo che si chiama convoluzione, d'accordo? La convoluzione funziona in questo modo. Io prendo il campione che voglio diciamo, trasportare di luogo, lo convolvo con il luogo dove voglio sentire, dove voglio portare questo soggetto e ottengo un suono generato, diciamo, che è questo. Stoppa. A tutti gli effetti, questa orchestra sta suonando nel Concertgebouw. Adesso faccio una cosa. Grazie al fatto che prima non c'era riverbero, ok? Adesso faccio una cosa. Rimixo un pochino dell'orchestra anecoica nella coda del riverbero dato dal Concertgebouw. Cioè, di fatto, adesso ascoltavamo una cosa improbabile, ascoltavamo solo il Concertgebouw senza l'orchestra. Ma quando andate a un concerto sentite il suono diretto dell'orchestra e quello del Concertgebouw. Quindi adesso rimixo, cioè faccio un mix tra il segnale originale e quello riverberato e lo rifaccio non so, a gusto, vediamo cosa succede. È uno dei riverberi migliori che si possa fare, perché è come se veramente questa orchestra si fosse spostata dentro il Concertgebouw. Adesso, per concludere, vi faccio risentire la versione anecoica, diciamo, quindi sentite prima la versione anecoica. E poi la versione riverberata. Applauso, grazie. Bene, no, ok, era giusto per dare un pochino di... per rompere un po' le scatole. Sì, esatto. Prego! No, allora, dicevamo, torniamo al nostro bellissimo timpano, grazie alle luci. E torniamo al nostro bellissimo timpano, alla nostra bellissima coplea, ok? Allora, cosa succede in termini fisici? Arriva. Se io ho due suoni molto vicini, ci sono degli organi ciliati, ok? Che sono spalmati tutti attorno alla coclea, ok? Quindi ho una serie di ciglia, di piccole cigliette, che vengono che cosa? Vengono eccitati dalla compressione e decompressione dell'aria, cioè o meglio, dal trasferimento meccanico attraverso l'incudine del martello, ok? Che trasferisce, sono dentro un liquido, ok? Questo liquido cosa fa? Si comprime e decomprime a seconda della lunghezza della coclea. Cioè io avrò nella parte più
diciamo al centro della spirale avrò gli acuti e all'esterno avrò che cosa? Avrò i gravi, se, dati dalla lunghezza. Beh, okay? Qua c'è una visualizzazione di questo, se vuoi. Eccolo qua. Ok? Quindi cosa succede? Succede che l'organo ciliato viene mosso e quando viene mosso dà degli impulsi chimico-elettrici, okay? Che poi vanno al nervo auditivo e arrivano al cervello. Attenzione, che quando si spostano un organo ciliato, in termine diciamo ponga, cioè è come se voi foste a un concerto e ci fossero tanti vicino a voi. Se voi vi muovete, cosa fate? Sono 20.000 cellule ciliate, esatto, per orecchio, che per i più fortunati, per i più fortunati, o quando siete giovani, perché poi vogliamo farlo un test poi per vedere chi sente cosa. Io no, non so se queste ci arrivano, tocca capire. Ce l'abbiamo. Beh, però cosa succede? Succede che queste organi ciliati sbattono tra di loro e quindi la banda critica che cos'è? È il momento in cui le due frequenze hanno uno spazio in mezzo di organi ciliati che stanno fermi. Quindi io continuo a sentire un suono unico fino a che questo intervallo non si separa, che è di una terza minore nella zona grave e di una terza maggiore nella zona acuta. Cioè, se io prendo due note nel grave e sono dentro una terza minore, quindi sono in un intervallo sotto una terza minore, io percepisco questo come un suono unico, stonato, ok? Qua siamo nel grave, quindi stonato, ma come un suono unico. Quindi ho bisogno di passare la terza, è una delle ragioni per cui giù sentite, anche gli intervalli larghi. Sentite che qui lo sentiamo che sono due. Se faccio un intervallo maggiore mi funziona giù, ma se faccio un intervallo minore. Stessa costante, sposta tutto. Quindi facciamo stesso delta, cioè facciamo dire 30 Hz di differenza e poi lo sposti di 100 Hz. Facciamo 30 Hz di differenza. Ah, qui sentite questo effetto di 30 Hz di differenza. Sono quasi presenti i due suoni, diciamo, si sente. Prova a spostarli a 80 Hz, quindi facciamo da 80 a 110, una cosa del genere. Levo l'audio perché sennò poi sentite la differenza e siete aiutati. Sentite come cambia la precisione di questa cosa? È la stessa differenza in Hertz. Cioè è la stessa differenza in Hertz, ma non si capisce. Grazie. Ok? Vabbè, Ok, quindi c'è una cosa sul mascheramento. Ah, ecco, vi faccio vedere queste, giusto perché le immagini proprio parlano abbastanza chiaro. Io faccio questo. Sentire una cosa invece. Dov'è il mascheramento? Mask. Ecco, sono dei grafici su cui magari potete parlare. Cioè, sostanzialmente che cosa succede nella, aspetta, vado nell'altra, cioè, faccio una piccola parentesi intanto che Lorenzo prepara le slide. Quello che dico e sostengo è che il nostro orecchio è poco sensibile alla qualità, visto che abbiamo questi organi ciliati, abbiamo, ed è invece molto sensibile allo spazio citofisticamente. Cioè l'uomo costruisce il suo sistema percettivo uditivo per scappare dal leone, ok? Non per sentire che bel ruggito di un leone. Oppure cerca che cosa? Cerca di sentire dove c'è la gazzella, che nella magno è lì, ok? Se noi facciamo un esempio in termini di natura, il serpente a sonagli cosa fa? Fa va in un registro che è molto sensibile alla presence, alla presenza, e lo fa non per dire attenzione che te magno, ma ti dice attenzione che io sono qui, non rompermi le scatole. Cioè va a creare, come dire, dei battimenti in una zona frequenziale che ci permette di sentire bene il posizionamento, il collocamento. Faccio un esempio: se voi andate a comprare uno stereo al supermercato, se il venditore è bravo vi mette il sistema surround, vi fa sentire la differenza. È solo che qua sarà. Ce l'ho. Magari anche di buona qualità, è un sistema di qualità inferiore che vuole vendere. Fallo tu, io vado alla lavagna. Attenzione che tutti i DVD in surround sono compressi, cioè
utilizzano dei sistemi di psicoacustica, e Lorenzo adesso ve ne indicherà uno che è quello del mascheramento, cioè tolgono informazioni al segnale per fare in modo di farcene stare di più all'interno di dello stesso media, che sarebbe quello del DVD. In termine tecnico fanno una C3, una codifica, che è peggio dell'MP3. L'MP3 è un'altra codifica orribile. Voi continuate a comprare gli MP3 sugli store online, ma in realtà dal punto di vista tecnico fanno schifo, cioè sono un abbassamento drastico della qualità. Il mio tesista sta portando una tesi dove ha fatto una bellissima comparazione di microfoni, ok? Quindi ha preso dei microfoni da quelli della Behringer fino ad arrivare a Neumann, microfoni della Madonna, ok, da 4.000 euro, facendo delle registrazioni di un disclavier, che è uno strumento che suona da solo, in modo da avere le stesse registrazioni della stessa esecuzione fatta più volte, senza dover spostare microfoni o mettere multi microfoni. Cosa ha fatto? Ha somministrato un test a professionisti che vanno da musicisti che fanno musica elettronica a gente che fa i mixaggi in studio. Sapete cos'è venuto fuori? Chiedendogli la qualità, quindi c'è tutto uno schema di qualitativo dei microfoni, che praticamente il matching tra i microfoni, cioè nessuno riusciva a capire qual era il microfono Behringer e qual era il nostro. L'unica differenza che sono riusciti a notare è sul microfono a condensatore rispetto a un microfono dinamico. Ma solo per che cosa? Per il rapporto segnale-rumore, perché ha dovuto tirare su i preamplificatori, quindi sentiva un po' di fruscio. Cos'è che abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se io devo mixare qualcosa ho bisogno di microfoni buoni tecnicamente per avere un prodotto buono che tecnicamente esca buono, non per avere un prodotto migliore dal punto di vista dell'ascolto. Cioè si può tranquillamente mixare con una KG da 200 euro che è stato considerato il microfono migliore, ok? Cioè, perché alla fine della catena comprima. Comunque, allora, sì, no. No, dico solo una cosa, effettivamente questa cosa è verissima, e soprattutto magari forse parliamo un po' di elettroacustica tra stasera e domani. Sì, sì. Diciamo, la trasduzione. Comunque il punto chiave è questo, che di fatto dopo un certo livello è difficile valutare le cose, capito? Cioè i pazzi, io ho un amico, un melomane pazzo, che ha speso cifre, diciamo, di svariati migliaia di euro per il suo sistema hi-fi, diciamo, fatto reamplificatori. Una volta sono stato a cena a casa sua, lui mi ha fatto una testa così perché secondo lui aveva trovato la soluzione che avrebbe cambiato tutto. Il cavo di connessione dell'amplificatore alla corrente l'aveva pagato 750 euro, un metro e mezzo di cavo così. L'ha messo e adesso è tutta un'altra cosa. Allora, io dico, è vero che effettivamente c'è un livello per cui sotto il quale, sotto questo livello non si può andare. Ma oltre a questo livello è difficile valutare, anche per delle orecchie esperte, valutare la vera differenza. E infatti i blind test levano molta mitologia, molte robe. Poi le metodologie di ascolto sono mostruose. Di fatto noi facciamo un lavoro, noi spendiamo centinaia di migliaia di euro nella ripresa e poi andiamo a ascoltare con delle cuffie da 29,90, che sono un ricarico dei 99 centesimi del costo effettivo degli speaker, diciamo, per l'interno delle orecchie. Cioè, gli earbud della Apple sono terrificanti, d'accordo? Quindi il punto chiave è che noi dobbiamo avere un senso nel bilancio delle cose che facciamo, la tipologia di ascolto, la tipologia di ripresa, la qualità della musica, la metodologia usata nella codifica delle cose e così via. Comunque questo è un discorso piuttosto complesso. Okay. Io volevo solo dire una cosa, non so se tu volevi aggiungere. Volevo spiegare la parte della... Però se tu stai concludendo questo... Mi piaceva solo parlare un attimo del campo di divinità. Vabbè, no, quella ci arrivo. Allora, ci arrivo un po'. Allora, vai. Dicevamo che quello che succedeva a queste cellule ciliate avviene qui dentro nella coclea, che è questo organo che è molto complesso, noi lo vediamo un po' semplificato, e per comodità lo srotoliamo, perché ci piace, no? Allora, qui è il punto dove incudine, martello e staffa, che qui c'è la finestra ovale, premono, trasmettendo, amplificando la vibrazione che arriva al timpano, e qui dentro c'è, diciamo, un liquido, questa insezione, e qua c'è la cosiddetta membrana basilare, che è un organo complessissimo. Guardate la semplificazione srotolata, guardate un po' com'è, poi ho varie immagini anche di altri animali. La membrana basilare è un organo complessissimo, c'ha una sezione molto complessa, c'ha varie anche vestibuli. Allora, cosa succede? Lungo questa membrana basilare ci sono queste cellule ciliate che sarebbero alla nascita 20.000 per orecchio, ovviamente, e che però, essendo delle cellule, vanno a morire nel corso dell'età.
cioè a un certo punto appunto muoio o per traumi, cioè, o, per traumi o sicuramente per il TAR. Dopo ricordatemi, perché vi parlerò un attimino del condotto uditivo e vi faccio capire che ci sono alcune persone che sono anziane, che magari hanno perso la sensibilità in frequenze acute e gravi, che però con la compensazione o l'amplificazione che viene fuori dal condotto uditivo ancora ascoltano la parte importante del nostro parlato. Caso strano, l'uomo ha creato un linguaggio che scade tutto nella sua zona di massima sensibilità. Allora, qua c'è una membrana e dentro c'è un liquido. Alla fine, qua non si vede perché c'è Mavericks che fa dei giochini, la membrana non arriva a toccare il punto finale, ma c'è il cosiddetto elicotrema, cioè un punto dove passa il liquido e la perturbazione va anche dall'altra parte della membrana basilare. Allora, cosa succede? Come quando prendete un coltello e lo mettete, una lamina, così sul muro, qua arriva, diciamo, la perturbazione e questo fa qualcosa di questo tipo, cioè la parte... Se rompi la penna... Se ti rompo la penna, è penna. Diciamo, immaginate una bella lama e voi fate... Allora, l'onda, la perturbazione si propaga in un certo modo, lo vediamo qui, e tendenzialmente il picco di risonanza, vedete l'onda, misurate la perturbazione su questa membrana basilare, l'onda fa sì che il picco di questa frequenza, diciamo della perturbazione che va sulla membrana basilare, il picco avverrà per le frequenze gravi sulla parte, diciamo, che non sta a contatto con la finestra ovale, quindi che è sospesa, cioè la parte dell'estremità libera, mentre avrà il picco per le frequenze acute piuttosto all'inizio. Allora, dove si appoggia? Vedete qui è, diciamo, la misurazione del picco ha eccitata la membrana basilare con varie frequenze, c'è cioè una frequenza grave 50 Hz, vedete che il picco tende ad andare più verso l'elicotrema, cioè la fine del nostro coltello sospeso. Vai. Quando voi andate in discoteca e ci state per molto tempo e il vostro inquilino martello batte lì continuamente, la sera cosa sentite? Un bel fischiettino nell'acuto, ok? Quello è l'acufene, che è nell'acuto perché? Perché voi avete rotto le scatole a questi poveri organi celiaci per tutta una sera dandogli delle martellate incredibili. Queste si sono infiammate, ok? E continuano a mandare impulsi al cervello. Ok? Attenzione che dopo due volte che si va in discoteca, quegli organi ciliati lì dicono va bene, ok, abbiamo capito. Tiro le cuoia e non li sentite più. Infatti dopo il test. Sì, lo faremo. Quindi. Per dirvi, all'inizio della membrana basilare invece abbiamo il picco delle frequenze acute. Ora dovete immaginare che queste cellule ciliate sono tutte sempre in funzione. È il cervello che collezionando tutti questi impulsi riesce ad analizzare i suoni, a fare cose tipo sento un clarinetto mischiato ai flauti, riesco a stabilire queste cose qui. Se voi vedete membrane basilari di altri animali, per esempio i delfini possono sentire da 200 Hz a 200.000 Hz, noi sentiamo qualcosa da 20 Hz a 16.000-20.000 Hz, perché c'è un rapporto fra quanto è lunga la membrana basilare, perché risponde solo a certe frequenze, d'accordo? Questa è una delle cose, non so, non facciamo in tempo a parlare del mascheramento adesso, no, però ciò che il battimento fa è che questi picchi, quando voi mandate due frequenze molto vicine, questi picchi stanno veramente vicino. Tra l'altro, diciamo che la perturbazione c'è per tutte e due le frequenze, ma un picco più forte può nascondere un picco più debole che è molto vicino. I battimenti sono il mascheramento è un fenomeno complesso, perché sia frequenziale sia temporale, possiamo parlare. E altra cosa che mi premeva dire prima di questo è che cosa c'è prima di questa chioccia? C'è la parte dell'orecchio esterno. Se mentre io parlo cominciate a fare così, sentirete che mettere una conca in diverse direzioni, fatelo, vi filtra il segnale che entra. Immaginate il cane che può girare i padiglioni auricolari esterni e può puntare come andare con un microfono ad ascoltare in certe direzioni. Noi ce l'abbiamo fisso, per fortuna, tranne alcuni comici, e questa cosa qui riesce, che cosa fa il padiglione auricolare? Fa convogliare il suono verso un punto per noi preferenziale. Cos'è questo punto preferenziale? È il condotto uditivo, che è un signore che è importante conoscere, perché che cosa fa? Qualsiasi suono che vi entri dentro nel condotto uditivo, che è un cilindro, quindi come qualsiasi cilindro assimilabile, diciamo così, a un tubo e a una bottiglia, risuona a certe frequenze, non altre. E qui vediamo la cosiddetta risposta di trasferimento di un condotto uditivo medio.
come si legge? Che voi avete gli hertz qui in quest'asse e qui avete i dB. Non conoscete i dB perché non ve li abbiamo ancora presentati, però va detto che se io qui aumento di 6 dB ho il doppio della percezione, diciamo, della pressione. Quindi quando io ho, se vedete qui, dai 1500 Hz, comincio ad andare su ai 2000 Hz, fino ai 3500 Hz, ho più 12 dB. Cioè vuol dire 4 volte tanto la percezione della pressione. Quindi ciò che ci entra nell'orecchio è colorato da questo condotto uditivo e ha un picco in una zona dove, guarda caso, l'uomo ha concentrato le variazioni del suo parlato, del suo linguaggio. Che dica la presence. Cioè quello è perché Tiziano Ferro viene fuori dai messaggi e invece altri no? Perché aumentano le frequenze della voce lì, se voi sussurrate a qualcuno qualcosa, perché delle componenti che sono molto appunto, cioè la vicinanza è enfatizzata. E questa parte qui è ciò che aiuta gli anziani che magari hanno perso una serie di cellule ciliate, gli aiuta ad amplificare tutta la regione dove magari sono sordi anche lì a livello di cellule ciliate, perché non sono ancora, non sono più attive come tutte le altre, o ce ne sono di meno, sono ridotte, ma hanno un amplificatore nella zona centrale, guarda caso, del nostro linguaggio. Allora, dico una cosa perché poi dobbiamo chiudere. Per fare uno slip, per favore. Ce l'ho. Allora, questo si chiama campo di udibilità umano, ci dice come sentiamo. Okay? È un grafico, di fatto è uno spettro, perché è un grafico frequenza, ampiezza, l'ampiezza ancora una volta misurata in dB, poi magari dopo vi spieghiamo cosa è dB. Ma il concetto è questo, che noi sentiamo circa, teoricamente, da 20 a 20.000 Hz, da 36 a 140 dB. Vediamo cosa significa. Vuol dire, aspetta un attimo. Devo levare questo, scusate. Sostanzialmente, se un suono è sotto 20 Hz, è troppo grave, non si sente. Se è sopra 20.000 è troppo acuto, non si sente. Se è sotto 36 è troppo piano. Esempio, un bisbiglio a 100 metri di distanza. 36 dB è una foglia che cade a un metro di distanza. 140 dB si chiama soglia del silenzio. 140 dB viene chiamata soglia del dolore ed è circa il rumore di un aviojet a qualche metro di distanza. La soglia del dolore si chiama così perché di fatto la pressione dell'aria è talmente forte che il timpano comincia a vibrare in maniera talmente forte che rischia di rompersi. La rottura del timpano è dolorosissima, rimarginabile, accade per esempio che fa sub, si può rompere il timpano, si ricostruisce, non si rimane sordi, ma è dolorosissima. Allora, quest'area, sebbene teorica, il che significa che tutto quello che sta qui dentro è udibile. Questo per esempio non si sente perché è troppo grave, questo non si sente perché è troppo grave e troppo piano, questo non si sente perché è troppo forte, questo non si sente perché è troppo acuto e così via. Tuttavia, per quello che diceva Lorenzo prima, non si sente uguale in tutto il campo uditivo. Ci sono delle curve, diciamo di fatto una specie di fagioletto, quello che sentiamo noi, in cui c'è una zona speciale all'interno, diciamo che va circa da, mettiamo, 500 a circa 2000 Hz, dove si sente benissimo, dove tutti sentono sempre molto bene, che è una voce critica, che è una zona critica per l'uomo, perché è la zona della voce, okay? La zona della voce. Ci abbiamo i grafici anche di questo. Allora, queste si chiamano curve isofoniche, che sono la misurazione della sensibilità di un orecchio rispetto a una frequenza. Se avete mai fatto una timpanometria oppure un esame audiometrico, vi fanno ascoltare dei suoni cambiando l'altezza e l'intensità del suono, poi mappano una curva. Per cui cercano di trovare la vostra curva isofonica, diciamo, per capire dove sentite meglio, in quale frequenze sentite meglio, in quale sentite meglio, in quale non sentite affatto. Allora adesso io volevo fare, prima di chiudere, farei uno sweep. Uno sweep è una sinusoide, quindi questo suono. Ah, tra l'altro non abbiamo mai presentato la sinusoide. La sinusoide ne parliamo magari dopo. È come alcune tragedie di Euripide in cui il nemico non si vede, ma se ne parla. Comunque, poi dopo parleremo. Allora, noi sentiremo una sinusoide adesso che va da 20 a 20.000 Hz in un dato tempo. 20.000, 30 secondi, facciamo 20.000. Scusate solo che qui adesso i livelli non so come saranno, come risponderanno. Lo dico, diciamo, dico solo una cosa. Allora, vedrete che intanto abbiamo un problema. Queste casse non sono brave, non ce la faranno a dirci le cose correttamente da 20 a 20.000 Hz. Perché anche esse hanno una risposta in frequenza, anche esse coloreranno come il nostro orecchio qualche cosa. O non risponderanno ad alcune frequenze. Ma tanto per darvi un'idea, ci saranno dei punti in cui questo suono lo ascoltate, dei momenti in cui questo suono vi dà proprio fastidio, perché è il punto in cui il vostro orecchio è più sensibile, cioè per le questa parte qua.
sentirà il motivo. Comunque, per in cui noi sentiamo di più. Allora, qui vedete che vedrete uno spettrogramma e un sonogramma, cioè scusate, un oscilloscopio, che vi farà vedere che l'ampiezza che io genero è sempre uguale. Esatto. Ma noi avremo dei crescendi, diminuendi? Ma noi percepiamo un crescendo, un diminuendo. Ora, speriamo un attimo. L'ultima cosa, cercate di fare attenzione. Si vede la frequenza che suona, sì. Sì. Cercate di fare attenzione quando smettete di sentire. Compatibilmente con queste casse, però vedrete che chi è più avanti con l'età smetterà prima di sentire. E poi facciamo anche dei test, o chi è stato in discoteca. Ma poi facciamo dei test perché si può mettere anche la frequenza a mano. Speriamo che non sia troppo forte, la mandiamo. È troppo piano, scusatela. Perché ovviamente non so. Quattromila. Qua. È proprio questo profilo del condotto uditivo, vedete? Fate attenzione a quando smettete di sentire. Guardate che numerello è scritto là quando smettete. Si vede? Sì. Voilà. Che io credo che queste casse comunque non penso che rispondano. 17, 18. Ragazzi della vostra età, 22, 25 anni, 18.000 euro, va bene. Va bene. Era una componente continua. No, ma non so se sopra i 16.000 loro rispondono, no, però c'è o non c'è? Sì, c'è. Chi lo sente? Io no, da qua. Togliela. Tu adesso tu sei qua però, E io sto dietro. Io lo sento da qua. Quello che sento io, per esempio, in questo caso è un fastidio. Io non sento una nota, ma sento un fastidio. Ora c'è? Io lo sento. Ora? 20.000, ma secondo me le casse non vanno fino in funzione. Ecco, io sono molto bene. Oh, guardate allora, che i 16.000 io li uso per scacciare quelli che lavorano a casa mia. I vicini di casa? I vicini di casa, quando fanno i lavori con i trapani, ok? Tu gli metti gli speaker, vai a prendere un bello spritz, un caffè, un aperitivo, e gli cacci un 100 dB a 16.000 Hz. Oh, ecco. Dopo 5 minuti è mal di testa. Sì. Rimane persistente e vedete che diciamo la ovviamente non possiamo spiegarli bene, però diciamo questa profilazione è, diciamo che il condotto uditivo è responsabile di questa cosa qui, cioè di come di quel crescendo che sentite a un certo punto quasi insopportabile, anche se il volume diciamo è uguale, e qui c'è le cosiddette curve di suofonia, cosiddette di Fletcher e Munson, che misurano come siamo sensibili alle diverse frequenze. E va anche detto, poi magari se c'è, diciamo, stiamo correndo perché chi fa lo streaming deve andare, ma nel pomeriggio, se volete, possiamo vedere che queste curve di isofonia sono state anche modificate, perché queste sono state fatte negli anni di 33, queste prime sono del 33, e sono state ricalcolate nel 56 e anche nel 2003, che sono simili ma un po' diversi. Qui si vede addirittura la differenza fra la misurazione del 56 e quella del 2003. Ed sono importanti perché avete presente quando finisce una canzone che c'è lo sfumando finale, voi non sentite più i bassi, le prime cose che scompaiono sono quelle. Ecco, è perché appunto il contenuto della, diciamo, noi abbassiamo il volume di tutte le frequenze nello stesso modo, abbassando la manopola, però in realtà sentiamo più quella parte centrale. E il famoso pulsante loudness, c'è ancora in alcuni stereo, è proprio un pulsante che compensa questa cosa qui. Abbassi volume, aumenta i bassi. Vediamo quindi questa, diciamo, se noi diciamo che in qualche modo la curva di isofonia definisce l'area della musica, cioè questo è come ascoltiamo, è il nostro spazio. La musica strumentale è stata più o meno qui, in una zona che vedete circoscritta. La voce è in una zona ancora più circoscritta, vedete che è centrata esattamente fra che è qua, 170 Hz e 4000 Hz, che sono le zone dove la vecchina della vostra vicina sente anche le parolacce che dite. Ma noi con la musica elettronica, signori miei, possiamo andare ovunque, facendo anche delle cose, facendo anche delle cose che appunto danno fastidio, nel senso cose innaturali, perché tendenzialmente abbiamo sempre energia in quella zona lì, più energia nel grave e meno nell'acuto. Fare degli spettri, sintetizzare dei suoni molto in acuto genera una situazione innaturale, ma che è possibile con la musica. Allora, chiudo con un suono di cui sta parlando, un suono impossibile, ok?
Come avete visto, l'orecchio può essere tradito da dei fenomeni come quello del battimento, eccetera. Adesso io vi faccio sentire un suono paradossale. Un suono per cui, per via dell'effetto di mascheramento che dopo di cui parliamo, creerà un effetto di percezione piuttosto strano. Vediamo che effetto crea a voi. Diciamo un suono che è in un certo senso come un quadro di Escher. Non so se lo conoscete, chi è Escher. Vediamo che suono è. No. Suono è fermo o sta scendendo? E fino a dove arriva? Lo sweep di prima è il contrario. Però cioè va giù, ma che continua a andare. Un minuto giù. Che stiamo sentendo da dove era arrivato a questo punto, diciamo. Cosa succede? Riuscite a capire cosa succede? E non scende. È un paradosso, eh? È un paradosso fatto in modo speciale per cui l'orecchio è ingannato, non capisce se sta scendendo oppure no. D'accordo? Questo si chiama glissato paradossale di Shepard, che usa una formula, diciamo, di incrocio delle frequenze e delle ampiezze tale per cui uno non è consapevole, diciamo, di quello che succede. Esatto, diciamo, vabbè, ce ne sono tanti altri, c'è anche per esempio il ritmo paradossale, che è molto divertente, non si capisce se accelera o rallenta, magari lo sentiamo dopo. Sì, perché dobbiamo salutare. Ok, comunque io vi ringrazio, direi facciamo una pausa pranzo di un'oretta, se siete d'accordo, e ci rivediamo qua verso le 3:10, ok? Con le pastarelle.